La sala più nota e visitata della Pinacoteca dei Musei Vaticani è il cosiddetto Salone di Raffaello, con la Madonna di Foligno e la Trasfigurazione del Divin Pittore e gli arazzi della Scuola Vecchia, eseguiti su cartoni di Raffaello e destinati alla Cappella Sistina. Sotto i piedi dei visitatori c'è un mondo nascosto di laboratori, di restauri e di depositi, tra i quali quello degli arazzi e tessuti, dove spesso riposano per qualche tempo anche i capolavori oggi conservati in Pinacoteca. Qui ci accoglie Chiara Pavana, responsabile del laboratorio di restauro degli arazzi e tessuti. Alle mie spalle potete vedere un arazzo di Raffaello che fa parte della Scuola Vecchia di Raffaello, che sono quelli esposti in Pinacoteca. E a rotazione li cambiamo, li sostituiamo, esponiamo questo e riportiamo in deposito uno di quelli esposti, anche per una questione di permettere all'opera esposta di riposare, perché i parametri di conservazione sono sempre molto delicati e un'opera, tessile soprattutto, deve avere anche un momento di riposo. Le opere in tessuto sono molto delicate perché costituite da fibre vegetali che assorbono l'umidità e le polveri. Gli arazzi in Pinacoteca sono protetti da vetrine, non così quelli della Galleria degli Arazzi, il cui stato di salute preoccupa il conservatore dei Musei Vaticani, Vittoria Cimino. Questo è il percorso privilegiato per raggiungere la Cappella Sistina ed è percorso da 20-22.000 persone al giorno. Questi arazzi sono sulle pareti e non sono protetti. Intanto abbiamo creato per loro un piano di manutenzione ordinaria, che significa che una o due volte all'anno un restauratore specializzato esegue la depolveratura in maniera controllata. Quindi questi depositi, quello che viene accumulato durante l'esposizione, periodicamente viene eliminato ed esaminato. In questo deposito, in un ambiente climatizzato con temperature e umidità controllate, sono custoditi anche merletti e tessuti copti, paramenti sacri, tonache e piviali. Questo è il bozzetto di una delle casule disegnate da Matisse ed esposte nella stanza dedicata all'artista francese nella collezione di arte contemporanea. Per conservare le opere in tessuto sono state realizzate due strutture su misura, appositamente per questo deposito. Ancora Chiara Pavan. Fino a qualche anno fa le opere venivano mantenute tutte quante appese sui telai, solo che questo crea dello stress notevole all'opera, perché rimanere sempre appeso non fa certo bene al tessuto. Allora abbiamo creato una struttura che ci permette di conservare i tessuti e gli arazzi in maniera rotolata. Infine abbiamo fatto uno studio per cui determinate opere che non potevano più essere né appese né arrotolate dovessero essere conservate in piano. I nostri arazzi sono di grandi dimensioni, per cui abbiamo fatto costruire proprio appositamente una cassettiera di dimensioni notevoli, perché i cassetti sono 3 metri per 4, su cui alcuni arazzi sono distesi.